Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. È un sacco di tempo che non vi porto con me all'interno del vivaio ed oggi è arrivato il momento giusto per fare un video aggiornamento per quanto riguarda la produzione in questo periodo. Inizio col mostrarvi tutte le piante che abbiamo già da un anno all'interno del vivaio. Infatti sto parlando di piante un po' più sviluppate e che stanno in un vaso più grandicello. In seguito vi farò vedere tutte le piantine che abbiamo piantato circa un mese fa e sono piantine un po' più piccole perché appunto le abbiamo piantate un mese fa e sono piante che saranno pronte per inizio aprile fino a marzo. Qua ci troviamo un lotto di piante di incenso, conosciute anche come plectra, e sono queste qui. È un lotto di piante che, come ho detto, ho già da un anno e stanno in un vaso 19. Queste qui penso che già le conoscete, sono piante che già ho portato sul canale e sono piante molto resistenti al sole. Stando in un vaso 19, per la primavera saranno piante molto più grandi. E se volete rimanere aggiornati sulla crescita di queste piante, iscrivetevi al canale. Da quest'altra parte invece abbiamo un lotto di gerani, anche questi qua sono quelli che mi sono rimasti in primavera e estate. Anche questi qua li abbiamo rilavorati e li abbiamo passati in un vaso un po' più grandicello. Anche questi qua durante l'inverno non avranno una grande crescita, però come miglioreranno le temperature e quindi si andrà incontro alla primavera, cresceranno. Però anche adesso hanno un bel colore verde, il freddo, anche se non ne ha fatto tanto fino ad ora, hanno un bel colore verde e diciamo il freddo non gli ha fatto ancora niente, per fortuna. Da qua invece ci sono altre piante di geranio, questi qua sono quelli rampicanti, anche questi sono stati piantati nello stesso momento di quelli che vi ho fatto vedere prima e anche questi stanno crescendo comunque bene, almeno non stanno morendo con il freddo. Da qua invece abbiamo un lotto di margherite. Queste qua sono tutte piante che ho piantato circa un paio di mesi fa e sono tutte quante belle verde scuro e stanno abbastanza bene. Queste qua sono tutte quante bianche, quindi non sono colorate e sono tutte la classica margherita bianca. Allora, da quest'altro lato invece abbiamo tutte delle dipladenie, queste qua sono piante estive, prima o poi cercherò di farvi un video preciso su questa pianta e queste qui sono tutte piante che abbiamo ricoltivato, alcune abbiamo ricoltivato, altre le abbiamo piantate durante l'estate e queste qui sono, come vi ho detto, tutte piante che abbiamo fatto in estate, aspettiamo la primavera che iniziano di nuovo a rifiorire. Anche se in questo periodo ci sono ancora qualche pianta che magari era tardiva e quindi ha ancora i fiori. Da qui invece ci sono alcune piantine di geranio, la stessa varietà che abbiamo visto di quelle là più grandi, però queste sono più piccole perché le abbiamo piantate circa un paio di mesi fa e stanno bene. E comunque il freddo ancora non gli ha fatto niente, però come vi ho detto ancora non sta facendo un freddo eccessivo. Come vedete dietro le mie spalle la serra è un po' vuota, questo perché alcune piante le abbiamo già in coltivazione, però la maggior parte delle piantine che vedete nei video in primavera sono tutte piante che mi arriveranno tra fine gennaio e inizio febbraio e sicuramente vi farò un video per aggiornarvi di tutte le varietà che abbiamo acquistato con anche le fotografie annesse come i vecchi video. Adesso ci siamo spostati nella serra esterna, quindi tutte le piante che si trovano all'esterno e che sono adatte appunto a stare fuori e qui abbiamo tutte le piante di ortensia che stanno iniziando a svernare e quindi stanno perdendo tutte le foglie. Poi spostandoci avanti troviamo sempre diverse varietà e colori e poi qui ci sono tutte le rose rampicanti che abbiamo coltivato quest'estate. Adesso anche loro perderanno le foglie e poi in primavera le rifaranno. Adesso ci troviamo nella serra fredda
che sarebbe una serra che non chiudiamo la notte e quindi tutta la giornata rimane aperta, però sopra comunque c'è un telo di plastica a coprire. E queste qui sono tutte le piantine che abbiamo piantato circa un paio di mesi fa, alcune un paio di mesi, altre un mesetto fa, però più o meno stiamo tutte quante lì come crescita. Questa qui è una pianta dell'incenso, come l'abbiamo vista prima, che si chiama Plectra. Questi qui sono vasetti 14 che saranno pronti sempre a inizio primavera e poi magari andranno a sostituire quelle là grandi. Poi ci sono queste altre qui che sono delle piante di garofano. Queste qui sono delle piante di garofano particolari perché fanno un fiore che è a grappolo, diciamo, è un mazzetto di fiori, non fioriscono singolarmente. Anche queste sono diverse varietà. Cercherò di mettervi all'interno del video anche le foto per ogni colore di queste varietà qui. Queste qua sono tutte quante garofani, tutta la stessa varietà, però di colori diversi. Ecco qui, questo qua per esempio è un colore di un fiore. Poi abbiamo delle piantine, come ho detto prima, che abbiamo piantato circa un mesetto fa, di gazzania. Questa qua anche è un fiore bellissimo che fiorisce sempre tra la fine di marzo e gli inizi di aprile, e quindi queste saranno le piante che daranno il via alla primavera. Spostandoci più avanti troviamo delle varietà di violetta cornuta, la classica violetta primaverile, e anche queste ci sono di diverse varietà. Come vedete, questa qui ha una foglia un po' più grandicella rispetto a questa qui che è un po' più piccola, però non cambia niente, la varietà è la stessa, la famiglia d'origine è la stessa, però cambiano soltanto i colori. Anche questi, se riesco, vi metto le fotografie di tutte le varietà e tutti i colori che abbiamo scelto, anche perché di questi ci sono dei colori bellissimi. Anche queste qui sono delle violette e, come vi dico, sono tutti colori diversi. Questi qua sono degli esempi che ho preso prima e per farvi capire più o meno quali sono i colori. Ovviamente vi metterò le foto delle piante, però più o meno questi qui sono tutti colori belli intensi. Abbiamo scelto dei colori un po' più carichi come intensità di colore, perché comunque dopo l'inverno fa sempre piacere vedere qualche colore più intenso che ci fa capire che sta arrivando la primavera. Arrivati alla fine di questo video, se vi è piaciuto lasciate un mi piace e ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, perché così non vi perderete nessun video che caricherò. So che è stato un video un po' più breve, però giustamente sono queste le piante che ho attualmente nel vivaio, perché le prossime, come vi ho detto, mi arriveranno tra fine gennaio e inizio febbraio, e rimanete collegati perché vi mostrerò tutte le varietà che abbiamo acquistato per la primavera del 2024. E ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!